Ecco, Luca Pezzuto si diletta con quest'arte della pirografia. Non so se ho detto bene. Hai detto bene con diletta, insomma, è Ecco, questo quello ci su puoi cui spiegare di cosa lavori si per tratta? partecipare. No, vabbè, la pirografia è una tecnica molto divertente, molto semplice, basta stare un po' attenti, c'è una specie di saldatore che entra nel legno e praticamente incide il contorno. Chiaramente uno più spinge, più comunque brucia, più diventa nero e quindi si vede magari di più il chiaroscuro. Questo è solo un gioco, così per partecipare, insomma, io faccio altro nella vita, però bisogna dire che insomma, si ispira a questo tipo di tecnica da quello che sono le incisioni che si facevano ai tempi, le xilografie, ovvero si prendevano delle matrici di legno in cui si scavava con lo scalpello quello che non doveva essere inciso, il resto si passava ad inchiostro e poi con una pressa si passava sulla carta. E questo comunque era il risultato finale, che erano le stampe di una volta, cioè del 400. Quindi questa, diciamo, è una cosa così, una riminiscenza dell'istituto d'arte che ho fatto, un modo per stare assieme con tutti quelli da Sergi, Ecco, niente appunto, di tu più. che sei uno specializzato del settore, che cosa te ne sembra di questa iniziativa di mettere un po' assieme tutti? Beh, innanzitutto, cioè, mi sembra, a parte specializzare il settore, cioè, in quanto a Sergese o a Sergitto che dir si voglia, mi sembra bello che finalmente si organizzi qualcosa nel paese, perché era tanto che non, a parte il terremoto, non si facevano manifestazioni di questo tipo, quindi già solo di per sé una manifestazione è fantastica. Poi dal punto di vista artistico comunque ci sono dei belli esempi, ad esempio le sculture lignee che sono davvero raffinate, poi c'è anche, insomma, dal punto di vista pittorico un sacco di esempi con soggetti dei nostri posti, è un modo per far conoscere il luogo, quindi penso che sia un'iniziativa lodevole. Grazie. Prego.